Bentrovati con questo appuntamento settimanale dedicato all'ottobre missionario e con i missionari di Padre Pio. Ricordiamo anche ai nostri amici che ci seguono da casa che ci troviamo nella mostra missionaria che è stata allestita qui nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo con Padre Aldo Broccato, il coordinatore del servizio di animazione missionaria attraverso questi nostri, questa nostra rubrica vogliamo dare un messaggio e soprattutto raccontare l'Africa, perché spesso noi, Padre Aldo, siamo un po' lontani da quest'idea dell'Africa. Sì, a volte per noi attraverso la rete ci colleghiamo in tutto il mondo, però anche se la rete è arrivata in Africa, diciamo lo smartphone è anche arrivato in Africa ormai, però c'è sempre la necessità di bisogni primari. Certo, l'approccio reale è sempre comunque diverso dall'approccio, diciamo, virtuale. Per cui credo che sia molto importante vivere delle esperienze che, per quelli che possono, ecco, avvicinano molto all'Africa, alla realtà dell'Africa. Anche se oggi, vivendo in un mondo globalizzato, ovviamente gli strumenti tecnologici ci permettono di andare dappertutto, ma l'approccio umano, la relazione diretta, è tutt'altra cosa. E questo l'ho sperimentato io in prima persona, dove anche quando sono partito comunque le informazioni ce l'avevo, le immagini ce l'avevo, i video le avevo visti, ma nel momento in cui sono giunto la mia vita è cambiata, ma è cambiata proprio perché c'era il rapporto umano, c'era la concretezza della realtà che affrontavo e c'era anche il disagio, perché no, anche di certe situazioni di clima o di ambiente che non è facile sempre diciamo adattarlo alle nostre esigenze. E certamente questo è il problema di tutte le realtà che in questo senso noi viviamo. Tutti i missionari comunque, proprio arrivando in Africa, hanno saputo affrontare questa realtà. L'altra volta ricordavamo i primi missionari, ma poi altri si sono succeduti, padre Raffaele Maddalena, padre Raffaele Mangiacotti, padre Michelangelo che tuttora è lì e coadiuva diciamo nella diocesi il vescovo stesso, Monsignor Ramolo, che è diventato vescovo della realtà di Gorè, dove prima c'era la parrocchia, dove io stesso sono stato parroco e dove oggi sussiste una grande diocesi e dove la presenza nostra cappuccina è molto importante ancora, anche se esiste la custodia. Comunque qualche missionario dei nostri confratelli c'è ancora, quindi questa scia che è partita dalla benedizione di Padre Pio continua ancora. Non ultimo il dono che avremo di un altro missionario giovane, Antonio Di Mauro, che partirà fra qualche settimana, possiamo dire come frutto anche di questa benedizione che continua, grazie a Dio, a produrre tante cose buone, non solo iniziative, non solo animazione, ma anche concretamente, ecco, persone che battezzati, anzi consacrati, lui è frate, partono ancora per l'Africa. I nostri amici che ci seguono da casa hanno a disposizione diversi riferimenti, un numero di telefono, una pagina Facebook, un indirizzo email per contribuire anche nel loro piccolo a dare una mano per una serie di progetti, quindi si parte dalla sanità, allo studio, ai progetti sociali, ma anche alla formazione degli stessi frati, certo. Perché proprio a Gorè, se non sbaglio, un postulato tutto dedicato a proprio Padre Pio, dal nome Padre Pio, che forma questa nuova generazione di frati. Sì, infatti possiamo dire che la presenza di Padre Pio è significata proprio da questi giovani frati che ormai costituiscono autonomamente una custodia, si chiama in termine, come dire, tecnico, e che quindi hanno assimilato già questa spiritualità francescana e, se vogliamo, la spiritualità di Padre Pio. Noi siamo molto orgogliosi di questo, perché proprio a Gorè, che è stato un po' anche una stazione missionaria che è partita con noi, oggi
Se sussiste la diocesi, sussiste il postulato, sussistono delle scuole addirittura fatte nel nome dei missionari che sono passati, ricordo padre Narciso, ricordo padre Pietro Tartaglia, il guardiano di San Giovanni Rotondo, allora provinciale, che tra l'altro è morto in Africa ed è rimasto lì quasi come un seme per fecondare quella terra. Ecco, effettivamente noi possiamo continuare a svolgere ancora tutto ciò. Lo possiamo fare a partire anche dalla collaborazione di tutti i nostri amici, benefattori e coloro che con generosità, devo dire, ci aiutano ancora. Anzi, è l'occasione per me per ringraziare tanti. Allora, c'è un numero di telefono a disposizione dove, tra l'altro, io stesso posso rispondere. Ci sono, e penso che vadano in sovraimpressione, i riferimenti anche con le mail. Anche la tecnologia Facebook, il sito web che abbiamo appena rinnovato, ecco, tutto ciò vuole permettere a tutti di partire e quindi di sentirsi partecipi di questa azione e di evangelizzazione di tutta la Chiesa. E penso che questo ottobre missionario straordinario, come dicevamo fin dai primi incontri, ci ricorda quanto sia fondamentale per la Chiesa, e Papa Francesco ce lo ricorda spesso, essere una Chiesa aperta, in uscita, che ha degli orizzonti molto vasti. Noi ci gloriamo, ma per certi aspetti ci sentiamo anche impegnati e onorati di servire questo progetto evangelico. Tra l'altro, con strumenti che ci permettono anche di capire anche a che punto è anche lo stesso aiuto che viene effettuato con una serie di filmati, video che poi vengono man mano pubblicati su questi social e allo stesso tempo anche sullo stesso sito dove si racconta quello che come viene utilizzato questo contributo dagli amici che vogliono dare anche il piccolo. Ecco, Padre Aldo, andiamo verso la conclusione di questo nostro appuntamento settimanale. Tu sei stato missionario, ecco, un momento bello e un momento brutto che hai vissuto come missionario. Diciamo che ho vissuto sempre momenti belli, perché meno bello, perché anche l'esperienza a volte faticosa o che ne so anche drammatica, certamente è ritornata ad essere comunque un'esperienza che mi ha arricchito sostanzialmente, certo, e che quindi è diventata altrettanto positiva. Bene, ricordo con piacere la esperienza di aver visto una ragazzina all'epoca che era venuta alla missione, che presa dalla malattia, perché aveva contratto una malattia, ecco, e che si era irrigidita e che ovviamente le suore mi avevano detto sarebbe andata verso la morte, gli abbiamo dato il battesimo, ecco, pian piano, gradualmente, mi ricordo che questa ragazzina ha ripreso in tutto, tant'è vero che poi lei stessa è venuta a trovarci, un po' per ringraziarci, un po' perché gli avevo promesso che se fosse guarita gli avremmo fatto dei doni. E quindi questo fatto, mi ricorderò appena da qualche mese arrivato in Africa, il fatto di aver battezzato una persona per poi rivederla viva, anche fisicamente nel senso vero, e mi ha fatto capire quella parola del Vangelo dove Gesù, che invia i discepoli, dice: farete cose più grandi di me. Quindi mi sono sentito caricato di un carisma che effettivamente solo da parte di Dio mi poteva arrivare, e solo attraverso Dio potevo realizzarlo. Questa è stata un'esperienza che ricordo volentieri. Quello che ricordo forse con maggiore tristezza è la drammaticità di alcuni avvenimenti che all'epoca accaddero, quindi vedere morti, vedere situazioni di violenza, certamente mi dava, come giovane all'epoca missionario, mi dava anche un senso di ribellione in ragione di ciò che accadeva. Però poi ho saputo anche, guardare a tutto ciò nella speranza che il progresso umano, sociale e anche spirituale avrebbe portato queste persone a superare questi conflitti, a volte etnici, a volte politici, a volte legati anche a situazioni sociali che mettono le persone l'uno contro l'altro. Bene, Padre Aldo, noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento ricordando i primi quattro pionieri che ora insieme a Padre Pio dal Cielo vanno
a quasi a guardare, a stare sempre con l'occhio fisso su questa loro su questa pianticella che è diventata un vero e proprio albero che ha formato delle radici. E poi i tanti missionari che si sono succeduti, ricordo ad esempio l'ospedale di Bébéja, che è stato realizzato da un nostro missionario, padre Celestino, che non c'è più purtroppo, ma che ha realizzato un ospedale, ha realizzato un centro di formazione femminile e ha realizzato anche una scuola, oggi liceo, Padre Pio. E questo è diciamo, il frutto di davvero il lavoro che hanno donato, ma anche della, possiamo dire, assistenza carismatica di Padre Pio verso questi nostri confratelli. Poi in un certo senso anche tutta la famiglia spirituale di Padre Pio si è riportata in Africa attraverso il dono, non so, ricordo dei telespettatori di Teleradio Padre Pio che donarono la scuola di Bebanassà, come pure la scuola, se non sbaglio, di Chiara Badano, giusto? Badano, sì, della Beata Chiara Badano, lì a Timberi, la scuola materna dell'infanzia, mentre invece a Bebanassà era una scuola elementare e un collegio, cioè una scuola media. Effettivamente sì, abbiamo cercato di davvero fare tutto ciò che era possibile per venire incontro alle esigenze, perché erano proprio i capi villaggio o i capi di zona che ci chiedevano queste strutture all'epoca. Il Chad ha fatto dei progressi e questo dobbiamo riconoscere, però c'è ancora tanto da fare, e allora invito tutti davvero. E nello stesso tempo ringrazio tutti per questa generosa collaborazione. Grazie Padre Aldo, grazie anche a voi. Intanto in sovrimpressione vedete sempre tutte le modalità per entrare in contatto col servizio di animazione missionaria e nel vostro piccolo, ecco nel nostro piccolo, dare una mano alle missioni di Padre Pio. Grazie Padre Aldo.